La sicurezza delle reti e i giovani. È stato questo il titolo del panel tenutosi nel corso della terza edizione del Festival Nazionale delle Università in corso all'Università degli Studi Link di Roma. Intensificare gli sforzi per l'innovazione tecnologica, focalizzandosi su intelligenza artificiale generativa e soluzioni avanzate per ottimizzare processi e migliorare l'esperienza del cliente. Questo è uno dei punti focali su cui si è concentrata l'azienda per il trasporto aereo ITA Airways, partner di questa edizione. ITA Airways quotidianamente combatte con sfide, minacce che vengono dal mondo esterno, che possono venire dal mondo interno, e quindi dobbiamo proteggerci in termini di strumenti, in termini di formazione del nostro personale, formazione che ci può essere utile anche nel mondo individuale, nel mondo personale, nell'esperienza quotidiana che viviamo, e poi contare anche sull'innovazione. L'innovazione viene utilizzata dai nostri hacker, da quelli che ci attaccano, conseguentemente anche noi ci dobbiamo evolvere, andare verso un mondo che utilizzi intelligenza artificiale, machine learning e quant'altro. Il concetto importante che voglio sottolineare oggi in sede di questo festival è come sia importante il connubio università e impresa, proprio perché unendo la formazione e i bisogni delle aziende sarà più facile formare i ragazzi che oggi si affacciano al mondo del lavoro per poter affrontare le nuove sfide che ci abbiamo davanti, sfide così importanti connesse all'intelligenza artificiale generativa che meritano assolutamente delle regole ben precise, e soprattutto le aziende devono poter avere persone e strumenti per saperli sfruttare al meglio, mettendo al centro per l'appunto la persona. ITA Airways nasce con l'ambizione di essere un'azienda nativa digitale, orientata alla trasformazione tecnologica e orientata ad attrarre principalmente i giovani. Siamo nati come una start-up e siamo evoluti tantissimo in questi 3 anni, apportando delle grosse trasformazioni in ambito tecnologico, dal moving cloud del data center al moving cloud della rete. E il nostro obiettivo è attrarre i giovani e portarli a lavorare con noi, anche perché nel trasporto aereo non ci sono ormai competenze specifiche, quindi vorremmo trasmettere questa nostra passione ai giovani per portarli poi ad essere i nuovi guerrieri del futuro nel trasporto aereo.